benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il nuovo corso della Rai targato Meloni ha fatto precipitare i men che non si dica i dati di ascolto della TV di Stato. I cambiamenti voluti dai vertici di Viale Mazzini non hanno dato i frutti sperati, anzi. I dati Auditel del pomeriggio sono un completo disastro. Ad esempio, il programma di Serena Bortone, che sarà, rischia la chiusura. E non è il solo. Anche Avanti Popolo, di Nunzia De Girolamo, Il mercante in fiera, di Pino Insegno e Macondo, di Camilla Rasnovic, rischiano grosso. Liberi Tutti, di Bianca Guaccero, è già stato cancellato dai palinsesti. Insomma, un vero terremoto. Il direttore dell'approfondimento Rai Stefano Corsini, in una recente audizione in commissione parlamentare, ha parlato proprio di questo. Corsini ha fatto un'analisi della situazione, ammettendo che qualcosa non va. Qualche programma sta andando bene, ma altri, come quelli appena citati, no. Ci sono delle difficoltà evidenti, come ad esempio ad Avanti Popolo delle De Girolamo. E va anche vero che sono andate in onda solo 4 puntate. Quindi la situazione potrebbe migliorare. Se ciò non accadesse, la trasmissione potrebbe essere chiusa, così come le altre 3, compresa quella di Serena Bortone. Insomma, i programmi che sino ad ora hanno fatto flop sono sotto stretta osservazione, e se non cambierà qualcosa nel brevissimo tempo, verranno cancellati. Certo è che il caso di Serena Bortone è emblematico. La conduttrice nella passata stagione con Oggi è un altro giorno, guadagnava il 16% di share. Ottimi ascolti per il pomeriggio targato Rai. Non si sa per quale motivo il programma sia stato chiuso, e la Bortone dirottata su Rai 3. Soprattutto perché la sua sostituta Caterina Balivo con La Volta Buona non riesce a superare il 13% di share. Insomma, i vertici Rai hanno fatto un vero e proprio pasticcio. Per il momento la Balivo si salva in corner, dovrebbe restare alla guida del suo programma sino alla fine della stagione. Sempre che gli ascolti non peggiorino. Per il programma della Bortone la chiusura è dietro l'angolo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Di certo la nuova dirigenza Rai ha fatto scelte sbagliate, e ora deve correre ai ripari. A tenere a galla l'azienda di Viale Mazzini sono le fiction, e quei conduttori come Carlo Conti, Amadeus, e Milly Carlucci, che sono da sempre una garanzia. Per il resto è tutto da rivedere. Insomma, di sbagli in questi ultimi mesi se ne sono fatti parecchi. Primo tra tutti quello di farsi sfuggire un pezzo da 90 come Fabio Fazio. Dagli errori si dovrebbe imparare. Quindi, i telespettatori si aspettano di vedere qualche cambiamento da oggi in avanti. Cosa ne pensate? Avete notato anche voi un peggioramento qualitativo nella programmazione Rai? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!